primo soccorso. I dispositivi di primo soccorso sono fondamentali in ogni struttura medica ed odontoiatrica. La fornitura base che tutti dovrebbero avere è così composta: monitoraggio di base, pulsi ossimetro professionale modello Vital Test. Vital Test è un dispositivo professionale multifunzione in grado di rilevare con massima precisione la concentrazione di ossigeno nel sangue, il battito cardiaco e il ritmo attraverso informazioni numeriche e onde grafiche. Vi è la possibilità di regolare un'ampia serie di parametri. Impostazioni generali sulla configurazione. Impostazione di allarmi minimi e massimi. Impostazioni sul paziente. Trend medi dei valori rilevati. È anche possibile utilizzare un apposito software per rilevare ed archiviare informaticamente tutti i dati rilevati sui singoli pazienti. Quando deve essere utilizzato? Deve essere utilizzato sempre su tutti i pazienti. L'uso è semplice, non invasivo, pratico, assolutamente rassicurante. È sufficiente mettere il sensore al dito del paziente e mantenere la centralina in posizione visibile. Il monitoraggio è costante e automatico. Vi è anche la possibilità di segnalazioni sonore e allarmi. Vital Test può essere fornito con apposito supporto articolo 11.255, studiato per essere fissato a riunito, parete o stativo. Monitoraggio completo, monitor multiparametrico MD. MD è un monitor con ampio display a colori 10 pollici e 4, che può essere alimentato con connessione a rete elettrica o con batteria. Il monitor ha le seguenti funzioni: EGC 5 tracce, 2 canali. Rilevamento pressione sistolica, diastolica, media. Rilevamento temperatura con doppia sonda a lettura rapida. Rilevamento ossimetria e battito cardiaco. Rilevamento frequenza respiro. MD è munito di stampante integrata e connessione per gestione in rete del dispositivo. MD ha un ampio menu e un articolato sottomenu. Permette la creazione della cartella cliente, impostazione degli allarmi, congelamento dell'onda, memorizzazione allarmi, trend medi di tutti i valori, regolazione sonoro e tante altre funzioni personalizzabili. Somministrazione di ossigeno. Rianimatore modello Aerox. Nei casi di anossia si deve utilizzare una fonte di ossigeno che garantisca un'erogazione a grande flusso di almeno un'ora continuativa. L'uso è semplice e rapido e si può utilizzare il pallone rianimatore oppure la maschera di ossigenoterapia. Aerox dispone di una bombola di 5 litri pari a 1000 litri gassosi. Arresto cardiaco, defibrillatore DAE modello TecnoArt S. Il defibrillatore è un dispositivo in grado di effettuare la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in maniera sicura, dal momento che è dotato di sensori per riconoscere l'arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare. Il defibrillatore DAE è uno straordinario strumento che può essere utilizzato anche da personale laico. Infatti, determina automaticamente se è necessaria una scarica, inviando un messaggio vocale
e selezionando il livello di energia necessario. L'utente che lo manovra non ha la possibilità di forzare la scarica quando il dispositivo segnala che questa non è necessaria. L'uso è semplicissimo. Basta aprire il coperchio e automaticamente il defibrillatore invia messaggi vocali che guidano l'operatore all'utilizzo corretto, senza possibilità di creare danni o problemi. Chi deve averlo? Devono averlo tutti i medici e gli odontoiatri che durante la loro pratica quotidiana possono avere situazioni che possono degenerare in arresto cardiaco. Tecno Art S è un defibrillatore di grandissima qualità che utilizza la tecnologia bifasica e ha importanti caratteristiche che permettono un costante controllo sull'efficienza del dispositivo. La garanzia del prodotto è di 7 anni, mentre la batteria ha garanzia di ben 4 anni. Sistema CMS. Il tempo di intervento è la componente più importante nelle fasi di primo soccorso. Pertanto è determinante avere un'adeguata logistica operativa. CMS è un mobile che permette di poter avere tutti i dispositivi raccolti in un'apposita struttura, munita di ruote e pertanto facilmente trasferibile nella zona operativa. CMS è un mobile in cui è possibile alloggiare il defibrillatore, il pulsiossimetro o il monitor multiparametrico, il rianimatore, farmaci che non devono essere mantenuti a temperatura controllata.